L'Ospedale del Futuro è un progetto concepito come un sistema sostenibile per la sanità del prossimo futuro. Soddisfare i bisogni dell'utilizzatore, le esigenze aziendali di gestione e manutenzione e la capacità di adeguare continuamente lo spazio sono i temi fondamentali che hanno portato all'introduzione di novità e originalità. Il modello proposto è composto da singoli moduli che, aggregati tra loro, soddisfano varie esigenze. Ogni modulo ha delle proprie caratteristiche dimensionali e prestazionali atte a rispondere a precise attività sanitarie. L'aggregazione di questi moduli e la loro sottrazione avviene all'interno di uno schema determinato. Il corpo di fabbrica, denominato piastra, accoglie i moduli dedicati alle attività di diagnosi e cura, mentre il corpo di fabbrica, denominato torre, accoglie i moduli dedicati alle attività di ricovero. Il corpo di fabbrica è circondato da un'area di resede per viabilità e parcheggi. L'organizzazione di questi garantisce percorsi dedicati per tipologia di utenti. I moduli si articolano attorno ad un corpo centrale, che rappresenta il fulcro concettuale e fisico dell'edificio, dedicato all'accoglienza e allo smistamento dei fruitori. Da questo fulcro si dirama una rete di percorsi attraverso i quali si raggiungono i moduli funzionali dedicati alle attività di diagnosi, ricovero e cura. Il modello base è concepito per un'utenza di 200.000 abitanti e prevede attività sanitarie, di accoglienza e di supporto per una capacità di circa 400 posti letto. È composto da moduli aggregati e schematizzato in una tipologia a piastra per i primi due livelli, sormontato da una tipologia a torre per i successivi tre livelli. Le diverse soluzioni sono caratterizzate dalle attività sanitarie erogate, dalle superfici e dalle attrezzature specifiche utilizzate. L'ospedale per acuti di medie dimensioni è composto da due livelli di piastra e da quattro livelli di torre. L'ospedale di riabilitazione è composto da due livelli di piastra e da tre livelli di torre. Tutti i servizi sanitari, ad esclusione delle degenze, si svolgono al piano terra. È il livello più facilmente accessibile a tutti gli utenti. Prevede un ingresso centrale e la distribuzione delle attività lungo un percorso circolare univoco. Ciò soddisfa le esigenze di ridurre al minimo i percorsi per raggiungere le mete, di aumentare l'orientamento e di annullare l'utilizzo della movimentazione verticale dedicata esclusivamente all'accesso delle degenze. I servizi sono disposti su un sistema centripeto anche nella tipologia a torre dell'edificio. Ogni livello è caratterizzato da percorsi circolari di collegamento, da un anello di locali per i servizi generali e da tre ali dedicate alla degenza. Ogni ala è composta da 20 stanze per una capacità massima di 38 posti letto in camere doppie e singole. L'orientamento di 120 gradi dei moduli degenza rispetto all'asse nord-sud permette di avere il massimo apporto di luce naturale all'interno dei locali e garantire affacci su ampi orizzonti. Gli impianti a servizio dell'edificio hanno una posizione baricentrica rispetto alla zona da servire per minimizzare i percorsi di cavi e canali. La distribuzione verticale avviene attraverso appositi cavedi accessibili ed ispezionabili, in coincidenza con i perimetri dei compartimenti antincendio. Mentre la distribuzione orizzontale avviene lungo spazi comuni interni o lungo percorsi esterni dedicati alla manutenzione. Il modello presenta una flessibilità interna, intesa come la possibilità di modificare la distribuzione delle aree, le destinazioni e variare lo spazio dedicato ad un dipartimento. La piastra potrà essere facilmente espansa o ridotta in senso orizzontale, mentre la torre potrà espandersi o ridursi in senso verticale, aumentando o riducendo i livelli.
La sostenibilità è la sfida del nostro tempo per garantire le cure e la loro continuità nel futuro.